Thomas Macorig, che ha questo video come trailer. Come ho fatto 10 milioni sfruttando la mia immagine, tra parentesi, svelato. Ragazzi, ben ritrovati su questo canale. Circa un mese. C'hai un microfono strano. Il mio stesso microfono, però anche vicino, però rimbomba incredibilmente, vabbè. Detto fa, ho ricevuto questo premio per aver fatto oltre X disco! Come hai fatto a trovarlo? 10 milioni di dollari con la mia azienda, ovvero infobiz.com. E già vedo gli scettici pronti a commentare. No, ma non è vero, è tutto fake, eccetera. Hai solo 23 anni, come hai fatto 10 milioni? Ragazzi, purtroppo, mi dispiace per i miei haters, però è tutto vero. Ok, questo premio ve lo danno solo dopo aver verificato determinati numeri, e tra l'altro questi sono numeri derivanti solo dalla piattaforma in sé di ClickFunnels, senza considerare tutto il resto. E lo so che molti di voi... Voglio sapere, non sono scettico, io sono apertissimo, anche perché la tua newsletter continua ad alimentare le mie speranze, la mia voglia di scoprire come hai fatto 10 milioni a 23 anni, quindi spiegaci come hai fatto. Magari persone che mi seguono da tempo si aspettano il classico video motivazionale, cosa vuol dire per me aver fatto 10 milioni, aver raggiunto questi risultati, gli insegnamenti di vita, eccetera. Purtroppo questo sarà un video abbastanza noioso, sarà un video tecnico, sarà un video più apprezzabile dalle persone che fanno business, più precisamente dalle persone che fanno business attraverso... Io faccio business, quindi dai, sono molto interessato, maremma puttana. Attraverso un personal brand oppure attraverso un info business. Perché andrà... No, scusami per questa botta di impeto, ma sono molto Andremo a carico. vedere un sacco di cose, andremo a vedere anche dei retroscena, dei numeri che noi abbiamo fatto legati a dei lanci Bellissime queste grafiche, anche i clicchini. o legati comunque a dei brand che siamo andati ad acquisire, tutte cose molto interessanti per chi è in questo mondo qua, che faranno riflettere. Allora, Thomas. O Tommaso, aspetta. Ah sì, Thomas, sarà che ti chiamerai Tommaso. Ti do un consiglio su come investire 50-40 mila euro di lavori per crearti uno studio dove mettere il PC. Perché adesso hai il PC in salotto con 10 milioni in banca! Dio Madonna! Ma cosa te ne fai? Fatti uno studio, no? E butta tutto lì dentro! Molti che provano al giorno d'oggi a fare info business non guadagnano nemmeno un euro. Ah, questo è Vinzo, incazzato! Molti che provano al giorno d'oggi a fare info business non guadagnano nemmeno Mazza, mi ha risposto di nuovo a tono il un Darione. euro. Oltre a questo capirete quella che è la nostra strategia d'azione ormai da più di un anno, che non è semplicemente avere corsi, vendere corsi, eccetera, ma abbiamo tutta una serie di business e soprattutto ci stiamo focalizzando sulle acquisizioni di business che già funzionano. E vedremo anche i stadi, un caso studio direttamente anche su questo, su uno dei primi business che nel ormai lontano 2021 abbiamo acquisito e poi abbiamo venduto Lontano 2021, 2 anni fa. direttamente Ah, però lui si muove talmente veloce che il 2021 è già preistoria. verso gli inizi del 2022. Oltre a questo vi farò Ok. capire quanto sia effettivamente importante, quanti benefici vi possa portare il fatto di avere un personal brand, una presenza online. A seconda Ah, sta doppiando che voi lui. facciate info business, che facciate i consulenti Ok. o meno, perché i vantaggi sono veramente enormi, tutto quello che siamo riusciti a costruire al giorno d'oggi. Cosa hai costruito però? In che campo? Voglio sapere un po' di più delle tue aziende. Vai, siamo già a 2 minuti, però ne mancano 30, secondo me, vai. Dipende principalmente dalla mia faccia, parlo al plurale perché ormai infobiz.com è un'azienda che ha oltre... Il suo team, fra quanto dirà team, ragazzi? Io dico 1 minuto. Ormai abbiamo raggiunto le 40 persone all'interno che ci lavorano, è diventato un vero e proprio gruppo che gestisce tante cose, e alcune di queste cose le Quasi. capirete direttamente in questo video. Per la felicità di molti, per la prima volta farò un intero video YouTube senza vendervi assolutamente nulla. E sono sicuro che molte delle informazioni che troverete all'interno saranno molto utili per la maggior parte. Oddio, ci sono anch'io nel video. Voi. Ma prima di mostrarvi i numeri, i risultati, nozioni, eccetera, eccetera, vorrei farvi capire un attimo cosa stiamo facendo il giorno d'oggi, Oh, perché ecco, tra vai, l'altro è vai, da un vai. bel po' che non faccio video su YouTube, saranno almeno un paio di mesi, sono molto meno presente sui social, perché diciamo che... Infatti ero lì che tutti i giorni mi dicevo, ma dove è finito Thomas Macorig? Che io vorrei effettivamente scoprire cosa sta facendo in questo momento a livello di business. Il mio focus si è un po' spostato su altro, oltre al fatto che comunque ho vissuto degli anni sicuramente molto divertenti tra supercar, bella vita, feste, eccetera, eccetera, però... Madonna maestra, guarda! Cosa c'è a sinistra? La scalena è davanti. Cosa guarda? Cos'è che ha attirato il suo sguardo? Tanto da fargli emettere quella boccata di fumo. Quando entrate in determinati ambiti, quando iniziate a fare un sacco di soldi... Supercars, nemmeno una, quattro. Stava guidando due coppie di due le mani così, allargato come Van Capite Damme. veramente quanti pochi soldi effettivamente avete.
e quindi ho avuto diversi... Ah, c'ho un colpo di tosse, Thomas. ...si periodo della mia vita in cui mi sono fermato. Oddio, lui è quello che faceva il tamarro, quello che faceva così, come si chiama? Assomiglia di profilo, è Thomas. Un attimo, ho dedicato un anno per costruire un qualcosa che poi ha reso di conseguenza. No, no, è lui. Pensa nel tempo per effettivamente fare quel salto di livello. Preziosi, sembrava Maideo Preziosi. Ora come ora sto vivendo quel periodo lì in cui sono arrivato a certe cifre e non mi interessa sinceramente più, ragazzi, di macchine, feste, Lamborghini. Tutto in due anni, ha capito? Vabbè, dai, rapidamente. E cavolate varie. Quello che mi interessa è prendere i soldi che ho fatto, che stiamo facendo, investirli nei business, far crescere quei business e rivenderli. Questa è una cosa che stiamo facendo, ed è il nostro focus principale al giorno d'oggi. E ovviamente il nostro focus è in quello che sappiamo fare meglio, ovvero infobusiness, servizi, eccetera, eccetera. Non hai detto cos'è infobusiness e servizi! Servizi cosa vuol dire? Monti cessi? Che vuol dire servizi? I servizi di solito sono i Vespasiani, Dio mio, sì, eccetera, eccetera. Determinati dipartimenti all'interno dell'azienda legati all'e-commerce. Ecco, oh, bastava aspettare. Ricerca e sviluppo, eccetera, perché comunque eroghiamo. E-commerce, ricerca e sviluppo, eccetera. Ho dei prodotti anche in quegli ambiti lì. Abbiamo al giorno d'oggi una presenza abbastanza importante nel mondo dell'affiliate marketing. Sarebbe da aprire un discorso infinito qua, ma non lo farò perché... Ah, no, che cos'è l'affiliate marketing? Ma poi e-commerce, se io metto una roba su eBay è e-commerce. Ma sì, sono nel topic del video. Però il nostro focus è al giorno d'oggi. Ecco, poi continua a andare avanti e indietro. Cos'è un pompino? 4 minuti ancora, Thomas, dai! Oggi andare ad acquisire delle realtà con... Poi sfiato ogni tanto, è affaticato. Topic del video. Però il nostro focus è al giorno d'oggi andare ad acquisire delle realtà con una faccia, dei personal brand che vendono corsi, consulenze. Oh, ecco la vendita dei corsi. Arriviamo al conquibus. Seminari o in alcuni casi software. Oddio, di nuovo io, che ci faccio qua? Prendiamo delle realtà piccole che fanno dai 5 ai massimo 10.000 euro al mese. Le acquisiamo, ci mettiamo il team, ci mettiamo i soldi. Le scaliamo per uno massimo un anno e mezzo, per poi potenzialmente andarle a vendere oppure tenerle all'interno del nostro portfolio, però in maniera un po' diversa. Questo è un business model che per noi funziona benissimo, perché come ho fatto determinate cose per me le posso replicare, le possiamo replicare a livello di team su altre persone. Abbiamo budget, non dico infinito, ma per questa industria praticamente sì. Possiamo lavorare in Io non ho capito niente. Diversi mercati. Ho capito che vendono i corsi e che comprano delle piccole aziende per assisterle e poi rivenderle. Però non ho capito in cosa. Non solo nel mercato italiano, e quindi tutta una serie di benefici che ci mettono anche nella posizione di creare un gruppo unico con tante aziende, possiamo chiamarle, tanti progetti all'interno. Sì, si chiama holding questa roba. Però, Thomas, in che cosa? Però, dai, portfolio, abbiamo capito, team... e business. Queste sono le tre parole che però sono ottimizzati da un singolo team e da il nostro budget, che al giorno d'oggi è più che abbondante per sostenere dei business di questo tipo qua. È una cosa che capirete in questo video, dopo che abbiamo visto magari qualche numero, qualche case study in breve, capirete effettivamente perché non state facendo soldi facendo disperato business, perché ne state disperato state facendo pochi, perché tantissime, ragazzi, ormai è diventata una piaga letteralmente. Dio Mario, che succede? Una piaga estremamente profittevole, però è di fatto una piaga. Una volta, cosa? Quando io ho iniziato, parliamo di quasi 5 anni fa, ero da solo, ok? Insegnare da solo più altre 3-4 persone, perlomeno nel mercato italiano. Al giorno d'oggi sembra che tutti vendano corsi, tutti fanno Sembra, no? Vero, Thomas? Invece te no? Consulenze, tutti sono multimilionari, eh? La gente pure crede ai numeri che sente. A quanto pare hanno tutti 10-20 milioni, però non c'è nessuno con un mezzo award, con un mezzo risultato mostrato. Vabbè, sono veramente... un mezzo award. E pochi, ok? Però di fatto tante persone stanno utilizzando la loro immagine, stanno... Oddio! Chi è questo? Sfruttando il loro personal brand per vendere determinati tipi di servizi, corsi, consulenze, eccetera. La maggior parte di queste persone fa soldi per qualche mese e dopo scompare. E c'è un motivo a tutto questo, perché, ragazzi, io sono stata una delle persone che ha creato questo mercato in Italia. No, in realtà sto per dire Ferrir, perché così sembrava Ferrir, però non era così, ragazzi, non è vero. Il fatto di usare il lifestyle, lo stile di vita, il fatto di attirare l'attenzione in questo modo qua, Dubai, Lamborghini, cose così... è qualcosa che ho introdotto io. E poi a ruota tantissime altre persone hanno iniziato. Mi sembrava, ma prima a Keto e poi mi sono fermato e ho detto no, è una cazzata. Che fare pensando che mostro Lamborghini, faccio un sacco di soldi come Thomas. Purtroppo non funziona così, ragazzi, in questo video lo capirete. Ma guardiamo un po' di numeri. Per ora non ho capito un cazzo, Thomas, comunque. Sarei un case study molto interessante sul come abbiamo fatto circa 170-180 mila euro in 3 ore, quando abbiamo lanciato uno dei nostri prodotti, ormai quasi un anno fa.
Comunque, Thomas, non c'è bisogno di far vedere l'X disco o parlare, fare 32 minuti di video. Hai guadagnato questa cifra in 3 ore. Mi fai vedere, per favore, il coso? Come si chiama? L'estratto conto. Basta che fai vedere l'estratto conto e mi fai vedere che hai accumulato in quelle ore, quel giorno, un qualcosa, uno scontrino, una fattura, e a suo posto io. Poi vi mostrerò un altro case study molto interessante, poi facciamo tutta una serie di ragionamenti che daranno un perché al fatto che... Grazie.